Se vuole la guerra sulle malattie, siamo pronti alla mobilitazione del personale. La Will to Will di Bari è tra i sindacati che hanno interrotto ogni trattativa con il direttore generale dell'AMTAB, Lucibello, insediatosi meno di 2 mesi fa. Malattie brevi, concentrate sempre nel weekend, aveva dichiarato ai nostri microfoni Lucibello. Le assenze, denuncia Fanelli della Wilt, non sono la causa dei disservizi, ma la conseguenza di un parco mezzi obsoleto e inadeguato. Anche oggi, aggiunge, circa 50 autobus non sono partiti, 25 unità non hanno lavorato e diverse corse sono saltate. Il direttore vuole sospendere in casi di assenze ripetute per malattie il contratto aziendale. Inoltre, dal 1 marzo ha anche sospeso 10 lavoratori interinali in officina. In disaccordo la Filt CGL, tra le sigle che non hanno firmato il comunicato, è assurdo, secondo Maria Teresa De Benedictis, chiedere risposte immediate a chi si è insediato da pochi giorni e che, tra l'altro, al suo arrivo ha dato segnali positivi. 18 operatori di esercizio passati dal part-time al full-time, altri 6 in graduatoria lavorano ora part-time. Solo promesse, tuona la Wilt, non ancora attuate. Di vero, c'è solo la promozione di 25 amministrativi. Alla trattativa non chiudono tuttavia la porta, sono in attesa di un incontro, ma non escludono azioni importanti in assenza di risposte.